che... Ma davvero sei cansata? Hai sentito qualcosa? Oh mamma mia, guarda, dice che sono andata ad andare a prendere un gelato. Ti sono fermati nella ricreazione e si sono dati tanti bacini nella guancia. Oh, salvo vicino. Buongiorno a tutti ragazzi, guardate dove ci troviamo. Siamo in una stanza di un albergo. Qui ci sono le nostre valigie, qui c'è la Giorgina. E siamo venuti a Roma perché voglio far visitare a Giorgia questa bellissima città. Babbo, ma mi porti da Hillary? Giorgia, ma non è che ci possiamo imbucare a casa delle persone senza avvisarle? Però ti do una possibilità, chiamala e se ti dice che sono a casa e che ci possiamo andare, ti ci porto subito, va bene? Sì, babbo, va bene. Speriamo che risponda. Sì, ma più bello è il mio. No, è il mio. Anche che mi chiama a quest'ora? Giorgia. Ciao, Giorgia! Ciao, Hillary! Lo sai che siamo a Roma? Davvero? Che bello! Ti voglio chiedere se posso venire a casa tua. Sei a casa? Penso che non ci siano problemi. Aspetta che chiamo papà. Papà! Che c'è, Hillary? C'è Giorgia al telefono! Dice che vuole venire a casa. Può venire? Va bene, non c'è problema. Grazie, sì, ciao! Sì, Giorgia, allora puoi venire. Non ci sono problemi. Che bello! Allora ci vediamo tra poco. Ciao! Sì, vado da Hillary! Lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Hillary, io sono in bagno. Puoi andare tu ad aprire la porta? Sì, tanto Giorgia! Va bene, vai. C'è qualcuno? Siamo arrivati? Oh, che c'è? Giorgia! Ciao Hillary! Hillary, scusa, ma dimmi, vuoi dire qualcosa? Sì, ma sì? Sei venuto anche tu? Sì, è perché guido, sai, porto la macchina, come faceva a venire? Senti un po', ma il papà dov'è? Papà è in bagno. Ah, ok. Che fate ora voi due? Andiamo con Minetta a giocare? Sì, perché ti devo far vedere una cosa. Ok. Che gli devi far vedere? Ma, Stefano, ci sei? Uè, salvo! Contento, è stato venuto a trovarci. Che si fa? Che si fa? E le bambine dove sono? Penso siano andate in camera forse a giocare. Oppure, non so, Giorgio ha detto ti devo far vedere una cosa. Ma sono cosa da bambino. Vabbè, ci sarà una cavolata. Che si fa adesso? Che si fa? Io ho un'idea. Partitina? Ok, andiamo. Vai, intanto vinco io. Eh sì, vediamo. Ah sì, ok. Ah, devo prendere degli appunti, ok. Io ce l'ho una penna. Pronto, mi spiace ma Giorgia sta male, quindi non può venire, mi dispiace molto. Che cavolo, io non sto male, Hillary. Scusa Giorgia, non mi dovevi far vedere quella cosa? Oh, che sbagata, è vero, hai ragione, aspetta che lo prendo. Guarda Hillary, c'ho il diario segreto. Ah, guarda, ce l'ho anch'io, ora te lo faccio vedere. Ecco qui. Guarda quanto è morbido. Wow, che bello, tocca al mio invece. Wow, il mio ha forma di gattino. Invece il mio è un unicorno. Tu che cosa ci scrivi nel tuo diario? Io ci scrivo nel mio diario tutte le cose belle che faccio con il mio fidanzato che il babbo non può leggere. Anche io scrivo tanti fidanzati, ma io lo sai quanti ne ho avuti? Tre. Ora sono fidanzato con Brian, si chiama così. Ah, ok. Anch'io, ora ne ho uno che si chiama Edoardo. Hillary, adesso ti leggo cosa ho fatto ieri. Va bene, allora, leggimi. Ehi, calma Hillary. Ho trovato la pagina, perfetto. Ovviamente ieri mi sono fatta fidanzata con Edoardo. Davvero? Sì. Ma il tuo babbo lo sa? Non sa proprio niente il mio babbo. E ovviamente... ci siamo dati i bacini sulla guancia. Davvero? Ma non ti faceva schifo? No, affatto. Perché me li dava tutti e due i bacini. Ora ti racconto la mia storia. Praticamente un giorno ho visto un ragazzo che era molto molto carino. E visto che era molto carino, in mensa gli ho detto che mi piaceva. Quindi
lui piano piano si cominciava a avvicinare a me. E poi cosa ha fatto? E poi piano piano si avvicinava e mi chiamava: Ilari, Ilari, Ilari. E io: che c'è? Seguimi. E poi siamo andati in mensa e lui mi ha dato tanti bacini. Ragazzi, voi che state guardando questo video, mi raccomando, non scrivete niente nei commenti, perché se lo sanno i nostri babbi... Pensa, Ilari, se lo sapessero i nostri babbi. No, no, non me l'hai parata, per sì, poco! Messo forte io, Ma senti anche tu? Sì, stanno ridendo. Perché? Vabbè, sì, saranno divertenti. No, aspetta, però comunque... Sono circa un'oretta che stanno ridendo e parlando a bassa voce. Secondo me stanno facendo o stanno complottando qualcosa. Io direi che dici, Stefano, si va a spiarle un po'. Sì, ma è la partita? Ci pensiamo dopo. Vabbè. Ok, andiamo. Me lo faccio un gol semplice senza avversario. Ma a porta vuota, che ti faccio? Sì, lascia, aspetta, aspetta. Andiamo. Non lo so, da qua si sente meglio dalla serratura. Dici? Sì. Lo sento. Parlano e poi ridono. Ridono e poi parlano. Perché? Ma davvero sei fidanzata? Hai sentito qualcosa? Fidanzata? Anch'io. Ilari, mi scappa la pipì, mi potresti accompagnare in bagno? Va bene, andiamo. Che ci fate qua? Ciao ragazzi, aspettate un attimo. Stefano, dobbiamo scoprire che cosa si stavano dicendo e perché ridevano. Certo. Quindi direi che ci andiamo a fare merenda. Esatto. Vai. No, niente, io e Stefano stavamo pensando se volete andare a fare merenda. Che è ora, no? Andate di là. Ma sono strani questi due. Sì. Sì, noi andiamo a fare merenda, però sì, prima sì, andate voi, noi vi raggiungiamo. Sì, però è meglio che nascondiamo i diari sotto il letto. Sì. Ma sotto non c'è niente. Stefano, allora... Ok, ho preso questi qua che dicevano bene. Andranno benissimo. Però Stefano, ora ci dobbiamo inventare qualcosa per allontanarli dalla camera o comunque da casa. Ce l'ho, ce l'ho. Le mandiamo a far merenda fuori al giardino perché oggi è una bellissima giornata, c'è il sole. Perfetto, e così io e te possiamo andare a controllare in camera e vedere se si stanno nascondendo, esatto, qualcosa. Siamo troppo furbi noi. L'avete preparata la merenda? Sì, ecco, guarda, abbiamo preparato buonissimi biscotti. Buonissimi. Però abbiamo pensato che è meglio che magari andare a mangiarli fuori, credete? Che c'è una bella giornata, c'è il sole, va bene? Ilari, che ne dici? Sì, ok. Ok, Stefano, andiamo. Ah, ragazzi, vi raccomando, non scrivete niente nei commenti perché se lo sanno si arrabbiano. E ovviamente lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale. Ci siamo, Stefano! Sì, Stefano, ma che cosa dobbiamo cercare? Non lo so, Salvo, tra l'altro qui c'è un disastro, non so nemmeno dove mettere le mani, non lo so. Però dobbiamo sicuramente trovare un qualcosa, perché sicuramente qualcosa stanno nascondendo. Sì. Facciamo una cosa, tu cerca di là, io cerco di qua e via. Vai, no, via, tu di là, là, non lo so, tu cerca. Sì, ma io devo cercare, ma che cosa devo cercare? Eppure prima ridevano, parlavano a bassa voce. Ah, forse ho trovato questo. No, non serve a niente. Di solito Ilari nasconde qui le cose. Magari ha suggerito anche a Giorgio di nascondere qui. Ma no, solo pupazzetti, unicorni. Qui non c'è nulla, Salvo, tu hai trovato qualcosa? Aspetta, Stefano. Sì, Stefano, ho trovato una cosa. Vieni, vieni. Guarda, Stefano. Cosa hai trovato, Salvo? Guarda, ho trovato questi sotto il letto. Sai che cosa sono? Questo è il diario segreto di Ilari, certo, lo riconosco. E questo è quello di Giorgia. Forse era questo quello che... Probabilmente hanno scritto delle cose che noi non possiamo leggere. Che dici? Io non lo so, non so cosa è giusto, se è giusto leggere o non leggere. Allora, in realtà non è giusto, però loro che ne sanno, sono fuori a giocare. Beh, è vero, che facciamo dici? Una cosa, diamo una sbirciatina proprio con un occhio. Ok? Oh, mamma mia, mi ha finito il cuore. No,
Ilari, mi sono dimenticata in cameretta gli occhiali perché io non ce la faccio a stare fuori senza. Ok, dai, ti accompagno. Stanno ritornando. Tu, ma perché stanno ritornando? Non lo so, buttati giù, buttati giù. Ma perché giù? Non lo so, allora su. Ehi, ma che ci fate qua? In camera nostra per terra, ce lo volete dire? No, stiamo facendo ginnastica. Sì. Non si può? Quattro. Non può dire, non si può in camera mia. Provi in camera mia. Perché non lo potete fare in salotto che è più spazioso? Andiamo in salotto. Ok, scusate. Aspettami, aspetto qua. No. Brava, è arrivata. Scusa, ma ci stanno ancora i nostri occhiali? Stefano, sono uscite di nuovo. Non hanno sospettato di niente per fortuna. Andiamo a vedere ancora. Stefano? Sì? Che c'è, Stefano? Che dolore. Che è successo? Dice che Hilary è fidanzata. Da un anno. Da un anno? E non so, è Giorgia. E Giorgia dice che si è fidanzato con uno che si chiama Edoardo. Chi è questo Edoardo? Non lo so. Dovresti sapere tu. No, non lo so chi è. Guarda, dice che sono una volta andati a prendere un gelato. Ma a me, qui c'è scritto di peggio. Si sono fermati nella ricreazione e si sono dati tanti bacini nella guancia. Oh, salvo mio. No, qui bisogna risolvere questa situazione. Assolutamente sì. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ma comunque, Hilary, quei due non ce la raccontano, giusto, è vero? Sì, è vero. Quindi che ne dici di andare a controllare in camera? Sì, è vero. Stanno leggendo i nostri diari. Ora gliene andiamo a dire quattro. Sì. No, Hilary, io ho un'altra idea. Qual è? Giorgia, non lasciare. Giorgia, farne sempre. Hilary, le lo dobbiamo far pagare. Sì, hai ragione, Giorgia. Però che cosa facciamo? Gli buttiamo lo yogurt in testa. No, la farina. No, forse si sporca troppo. C'è un'idea. Li portiamo con una scusa in bagno e li chiudiamo dentro. Un giorno ho usato la stessa scusa per chiudere il babbo in bagno e ha funzionato davvero. Sì, dai, facciamolo. Ho trovato un vero oggettino. La raccolta è lucida. Ma è finto, Hilary. Ok, questa sarà la trappola per farli venire in bagno. Sì. Aiuto! C'è una femmina in bagno! Aiuto! Venite! Mi senti? Che succede? Cosa arriva? Aiuto! Che succede? Mostro nella vasca, ma per fortuna che questa non è casa mia. Come è casa? Sì, che è casa tua. Andiamo a vedere. Ma dov'è questo mostro? Oh, è dietro la tenda. Pensaci tu. No, mi prego. Pensateci voi. Sì, ci si pensa noi. Stefano, tu sei coraggioso. Stefano, controlli te. No, controlla te. Che fanno io? Che allora, c'è un mostro dentro la vasca. Ma che cos'è? Non lo so. Ma è schifo. Che cos'è? Non mettiamo mille piedi. Non lo so. Che schifo. Tieni tu. Ma che dio, che schifo. Ma dove l'ha lanciato? Non è che ce l'ho sul cappello. No, non ce l'ho, perfetto. Ok, Stefano, ma perché hai chiuso la porta? Salvo, ma non ho chiuso la porta. Stavo combattendo contro il mostro lì con la sigola. Ma la porta chiusa, chi l'ha chiusa? Ma nessuno, apri questa porta. Salvo, apri la... Ma perché? Salvo. No. Salvo, stai facendo i tuoi scherzetti, Salvo. No, io non sto facendo nessuno scherzo. Salvo, Aspetta. Stefano, ascoltami. Ma dove sono le bimbe? Salvo, non lo so, erano dietro la porta sicuramente. Perché qui in bagno non ci sono, staranno fuori. Ma adesso non lo so, ma comunque pensiamo ad uscire fuori. Che c'entrano le bimbe sì, adesso? Sì, pensiamo uscire fuori, ma non si apre la porta. Ma dammi una mano, ma non stare lì impalato come un palo. Dai. Stefano, non è che ci hanno fatto uno scherzo e ci hanno chiusi in bagno? Salvo, io non lo so, io sto qui con te. Ma non si apre. Allora a questo punto ci avranno fatto uno scherzo, non lo so. Ma perché tu non sei stato attento? Se io stavo col mostro, tu devi stare davanti alla porta, no? Ma come faceva a stare attento? Ragazzi, aiutateci. Ma ci avvenite la porta? Perché ci avete
Stefano, mi sa che ci hanno beccato. Certo, io te l'avevo detto che non è stata una buona idea. No, colpa tua. Ma se mi hai detto di dirigere i diari. Ma no, tu me l'hai detto. Comunque, ci aprite per favore. Apriteci, che ci lasciate qui tutta la giornata. Sfondo la porta, eh. Non vi apriremo mai finché non decideremo noi. Anzi, sapete cosa facciamo? Prendiamo le vostre carte di credito e andiamo a fare shopping da sole. Bye bye! Oh, Stefano, mai sentito che ci vogliono lasciare tutta la giornata dentro questo bagno? Ma ora che si fa? Non lo so, stavo per passare un po' di tempo, io intanto faccio la lavatrice. Che ti devo dire? Fai qualcos'altro tu, non lo so, fatti la doccia! Siamo pronti per fare shopping! Però ragazzi, dobbiamo staccare le riprese. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E io e la mia amica Ilari vi salutiamo con un grande wow! È bello, ma Giorgia, come ci arriviamo al centro commerciale? Prendiamo un taxi. Ma andiamo!